posso. Ciao a tutti ragazzi, io sono Speed Gamer e oggi siamo su una nuova serie. Non sarà una blind run come per esempio quella di Isaac, perché ho già giocato questo gioco quando è uscito nel 2020, se non sbaglio. Accettiamo tutto, questo è il volume ovviamente a 100. Cazzo, dobbiamo fare una partita, vabbè, facciamola subito, dai. Iniziale. Ah, ok. Beh, facciamo moderno. Ok, opzioni, posso abbassare l'audio. Ok, così va bene, penso. Dicevo, non ho mai giocato questo gioco per versione PS5. Quindi la novità per me è quella, però in generale l'ho giocato tutto. Però siccome mi andava di rigiocarlo, visto che c'era la possibilità di farlo da capo con la versione PS5, ho detto perché no, rifacciamolo su YouTube come una serie. Quindi niente, iniziamo. Rash Bandicoot, finalmente io, il grande Neo Cortex, ti ho messo alle strette. Taci, babbeo. Rassegnati, entro, ti sarà un fallimento. Di nuovo. Ma è morto? Lascialo, ormai non ci serve più. Un grande potere si è risvegliato. Crash! Temo preannunci un evento di proporzioni cataclismatiche. Proviene dal picco di Insanity. Presto, andiamoci! Crash! Eccoci qua. Allora, non mi ricordo i tasti. Ah, così si faceva l'amiga scivolato. Vorrei platinarlo, ma se vedo che è troppo complicato lascio perdere, perché so cosa bisogna fare per platinarlo e non, proprio la voglia di provarci non ce l'ho. Però vediamo quello che possiamo fare. Devo riabituarmi, quindi prima pensiamo a fare il gioco normalmente. Vabbè, me la sto cavando comunque. Oops. Alright. Ma che bello questo gioco, non giocavo da assai. Ok, questi si rompono dopo 5 salti. Brugda. Abbiamo preso la maschera. Una volta che ne abbiamo prese 3, sblocchiamo un potere tipo la stella di Super Mario, in cui siamo invincibili per un breve periodo di tempo. Alright, adesso c'è la parte, sì, dove vai sulla liana, no? Esatto. Ok, vabbè, cercherò di prendere tutte le casse, anche se non mi ricordo dove stanno tutte, sinceramente. Oh, attenzione. Sono delle casse veramente tumorali da prendere su sto gioco, veramente tante. Che sono veramente delle bastarda. Scusa, ma c'è una cassa là. Si prende dopo? Ma cazzo si prende quella cassa? Vabbè, andiamo. Ups, bastardo. No, penso si prenda dopo. Ok, qua so che c'è la gemmina. Ah beh, si vedeva. Stava là sotto la porta, nascosta, è dietro la porta. E scusa, ma la cassa sta là. Ma cazzo si fa? Cioè, dovrei andare di qua io. No, porco Giuda. Per cazzo, potevo morire 0 volte e prendere la reliquia insieme. Di qua? No. Niente ragazzi, rifacciamo, dai. Perché se moriamo 0 volte prendiamo una cosa che ci serve per il platino. Ok, siamo tornati qua.
Allora, cerchiamo di non fare la cazzata di prima. Ok, non ne ho idea sinceramente come si faccia a prendere quella cassa. Perché se, cioè, l'abbiamo superato il posto. Non lo so, vabbè dai. Andiamo oltre. Ok, qua c'è il bonus. Ovviamente quando andiamo qua c'è un percorso con delle casse in più. Punto bonus, vedi, stanno sempre sotto le casse. E quando moriamo qua la morte non viene contata. Ok, vai. Madre, pericoloso, eh. Madonna del rosario. Ok, qua bisogna stare attenti. Piattaforme che vanno a tempo. Ora. Vai. Vai. Attenzione. Ok, la abbiamo superata. Vediamo se abbiamo preso tutte le casse. Boom, perché quella è esplosa adesso. Yes, abbiamo preso tutte le casse. Quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, no? Esatto. Livello completato. Tutte le gemme nascoste abbiamo preso. Si possono anche usare le skin in sto gioco, non acquistandole come in molti altri giochi, ma sbloccando le gemme. Ah, vedi? Reliquia insane, perfetto. Questa reliquia si sblocca quando fai un livello senza morire. Il problema è che per platina del gioco dobbiamo fare tutti i livelli senza morire, che non è proprio una delle cose più semplici del mondo, perché poi vedrete più avanti quanto sono complicati a livelli stratosferici alcuni livelli. Ma la cosa che più mi spaventa sono le prove a tempo. Esatto, abbiamo sbloccato. Cioè, devi fare un tempo veramente bassissimo per sbloccare la reliquia di platino. Bisogna farla, bisogna sbloccarla per tutti i livelli anche quello. Ah, si passa subito al secondo livello senza mappina. Ok. Ma questa gemma, cioè questa gemma, questa Wumpa, ok. Quello dorato ne ha 25. Qua, attenzione. Donkey Kong time. Volevi. Tra l'altro non il livello, c'è una gemma nascosta. Qua so dove sta. Ecco, però molti altri livelli non ho idea, toccherà vedere su YouTube. Ok. Oh, l'ho saltato addirittura. Aia. Sono stato veramente down. Attenzione, ok, il bonus. Per ora sono ancora facili i bonus, ma più avanti diventeranno un dito in culo. E già qua inizia un po' a essere complicato, tra virgolette, nel senso che se noi rompevamo queste casse prima non potevamo andare là sopra. Ok, vai. Allora, attenzione, qua bisogna andare a tempo. Ok. Ora qua c'è la gemma nascosta. Allora dobbiamo fare un percorsetto noi partendo da qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. La gemma, ok, sta là. Sta là, 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 ok. Ora facciamo il percorso normale rompendo le casse. Attenzione. No, me lo sapevo, porco dici. Tocca rifarlo, tocca rifarlo. Lo rifacciamo ora o lo rifacciamo dopo? Boh, lo rifacciamo dopo, dai. Stai TNT. Madonna. No! Allora, c'abbiamo un'altra possibilità, eh? Perché se moriamo più di tre volte, non sblocchiamo una gemma, che ci... Per sbloccarla dobbiamo morire massimo tre volte in un livello. E prendiamo la gemma, ok. Ora, quelle TNT del cazzo, là. Ok. Le ho prese tutte, no? In teoria. Ora si va avanti. Ok, abbiamo sbloccato. Ah, ok, sir. Abbiamo preso un... Ok, sir. Ok, ragazzi, inseguimento pazzo. Dicevo, abbiamo preso un... No, ma qua si muore, eh? Non mi ricordo minimamente nulla. Oh, la gemma. Ah no, quella è la gemma nascosta. Ah, quell'altra è la gemma rossa, è vero. Un'altra gemma ancora. Ancora più segreta. Dicevo, abbiamo trovato questa maschera e la potremmo usare nei prossimi livelli. Poi vedrete cosa fa. Ok, ora occhio. Ok, good. Di nuovo inseguimento, sì. Piano, piano. Via.
Via, via, maronna maglie. Ok, abbiamo preso la gemma e tutte le casse, good. Ok. Ah, bello, tutte le gemme abbiamo preso. Vabbè, la reliquia Insanity no, però ve la prenderemo in un altro momento. E ora si sblocca la mappina. Via, via. Quella è mia sorella. Ok, campio. Lani Loli. Censurabile la parola Loli. È un barco quantico quello? Sembra essere una specie di porta tra le dimensioni. Si può anche skippare, praticamente si va tra una dimensione all'altra in questo crash. Perché loro hanno scatenato il casino, la vedi, la mappa dimensionale, quindi dobbiamo andare nelle dimensioni a fare il culo a tutti. Molto semplicemente. Abbiamo sbloccato la seconda mappina, la seconda dimensione. Tra l'altro questo è un mondo molto più tumorale del primo, quello che abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato delle skin, come vedete. Figo. Oddio che figata. Oddio che figo, usiamo questo dai. Ah, si può anche switchare da personaggio a personaggio. Che carino. Che figo. Cos'è questo? Ah, quello del pollo. Ah no, del capricorno, ok. Del capricorno, dell'unicorno, scusa. Anche questo è carino. Forse usiamo Leo con questo, tanto non penso cambi qualcosa. Ora però, io direi un attimo, vabbè, voi non lo vedrete, però io rifarei il livello per sbloccare la Reliquia Insanity. Mi sono appena ricordato che la Reliquia Insanity non devi solo non morire, devi prendere anche tutte le casse. Che tumore. Ok, in teoria l'ho sbloccato, ragazzi. Esattamente, fatto. Allora, io vorrei provare a fare anche una prova a tempo. Vediamo come va, perché non ho idea di quanto devo essere veloce per fare il platino. Vaffanculo. Ok, perfetto. Platino, ragazzi. Ci ho messo tipo un quarto d'ora e pensate che bisogna farlo questa tortura per tutti i livelli del gioco per platinarlo. Credo che mi arrenderò tra 5 secondi, ma voglio provare a fare anche la prova a tempo di questo livello.
No. Ti prego dimmi che l'ho fatto. Ti prego di Giuda. Yes. Yes. Ve lo dico precisamente, ragazzi. 44 minuti di registrazione per fare sta prova a tempo. Yes, signori. Yes. Good, 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 good. A questo punto, ragazzi, ci becchiamo alla prossima isola. Questo episodio abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare nella prima isola. Nel prossimo episodio esploreremo la seconda.